Torrelazione del quartiere, con cui poi avremo modo di scambiare qualche chiacchiera. Allora, andiamo da questo lato. Siamo di qua. Buongiorno Presidente. Abbiamo scelto di partecipare a questa passeggiata, poi il quartiere è Signor Pino, chi è rimasto? Intanto a me sembra doveroso da parte delle istituzioni stare nei territori dove si fa di tutto per uscire da una situazione di difficoltà. Questo è un territorio sicuramente difficile, un quartiere che però al tempo stesso cerca di rialzare la testa, ci sono tanti esempi di buone pratiche, di associazioni che ce la fanno, che adottano un sistema che è quello vincente, cioè coinvolgere le persone, ascoltare le richieste che vengono dal quartiere e quindi nel fare questo le amministrazioni, l'amministrazione comunale riesce poi a dare servizi che sono richiesti direttamente dalle persone. Quindi qui si capovolge un po' il paradigma, c'è una, come voglio dire, una messa in pratica del principio di democrazia partecipativa, di richiesta diretta del territorio e di un'amministrazione che è capace di recepire. Quindi a me fa molto piacere essere qui oggi, dare voce a chi si impegna, alle tante donne e qualche uomo, diciamo che le donne sono di più, che si impegnano per il bene comune, per il bene di questo quartiere, che ci credono a questo quartiere e che vogliono rispondere insieme a quelli che hanno più bisogno. Quindi bisogna ricominciare dalle periferie, bisogna ricominciare dai problemi reali delle persone. Noi a volte sentiamo parlare di grandi opere, la prima grande opera deve essere un piano di risanamento delle periferie, questo dobbiamo fare e io, siccome sono fortemente convinta, continuerò nel mio impegno di visitare le periferie, perché qui ci vive la maggior parte delle persone. E queste persone non possono essere escluse dai servizi. Se noi vogliamo che la gente, i singoli, i giovani continuino a credere nell'esercizio della politica, dobbiamo ricominciare da questi territori. Quindi sono stata recentemente a Scampia, oggi sono qua, fra qualche settimana andrò in una periferia romana molto difficile, a Corviale, e continuerò così per tutto il tempo che mi sarà possibile farlo, cioè per tutto l'esercizio di questo mio mandato. Ma intanto, come dicevo, qui c'è un'amministrazione che è in grado di recepisce, si fa parte attiva delle richieste e le porta avanti nei tavoli nazionali. Quindi mi sembra che questa città sia una città dove c'è un sindaco che in prima linea si spende per ottenere il massimo possibile, specialmente per i quartieri che vivono una condizione più difficile. Dopodiché io cerco di fare la mia parte. Ieri ho incontrato ad esempio parecchie delegazioni di aziende che sono in difficoltà, non solo di Palermo ma anche di fuori, sono arrivate le donne di Gela, un esempio magnifico di cittadinanza attiva, anche in quel caso donne di ambiti molto diversi che hanno deciso di mettersi insieme per denunciare la condizione della loro città. Allora io penso che sia importante sapere che c'è comunque da parte delle istituzioni, per quanto mi riguarda, la massima disponibilità a dare seguito. Quindi io stessa nel fare queste scelte mi impegno poi a dare il mio contributo perché qualcosa migliori. Certamente io non faccio parte dell'esecutivo, però posso fare un lavoro di collegamento e su questo, ecco, sicuramente su questo ci sono. Ritengo che sia importante ascoltare le persone e cercare di dare la risposta ai loro bisogni direttamente, ricominciare dalle periferie. Le istituzioni non devono essere percepite come qualcosa di lontano, qualcosa che appartiene al palazzo e basta. Sì, è vero, noi stiamo nei palazzi perché è per questo che lavoriamo e siamo stati eletti, ma non solo. Noi dobbiamo stare in mezzo ai problemi e quindi ritengo che qui ci sono i problemi ma ci sono anche delle risposte e mi fa piacere valorizzare queste risposte, mi fa piacere vedere tante donne impegnate nel riuscire a risolvere i problemi. Per questo io ritengo che si debba ricominciare dalle periferie. La prima grande opera pubblica, la prima grande opera deve essere il risanamento delle nostre periferie lo deve essere non solo perché le persone devono vivere meglio, hanno il diritto di vivere meglio, ma anche perché se noi non avviciniamo le persone alla politica si rischia veramente un default nel nostro paese. Lei mi dice che sarebbe stato meglio che io non fossi venuta qui? No, ho detto questo.
Allora, se si viene si fa la sfilata, se non si viene si omette di dare attenzione ai territori difficili. No, mi dica lei, qual è la soluzione? Ma probabilmente sono offesi, magari hanno anche delle ragioni per essere offesi, ma bisogna cominciare o no a cambiare? O dobbiamo continuare sempre allo stesso modo? Allora, il cambiamento secondo me passa anche per l'avvicinamento, per l'ascolto, fatto con umiltà, fatto senza supponenza, andare a visitare le persone nelle proprie case come sto per fare. Il sindaco è qui con me, lo conoscono, tutti dicono che il sindaco continuamente viene in questo quartiere. Io penso che... Ma c'è una programmazione? C'è una programmazione, l'ho appena detto il sindaco, ci sono dei tavoli anche a livello nazionale. Certo, se uno si aspetta che una visita poi si risolva in un miracolo, questo è assolutamente impossibile, ma le persone sono abbastanza mature da capire che questo non esiste. Però credo che le persone possano anche rendersi conto che si potrebbe non venire in un territorio difficile e sarebbe più facile. Oggi lei sta criticando, no, questa cosa. Ecco, lei mi sta sottoponendo delle obiezioni. Bene, io... Le obiezioni non sono mie, sono dei cittadini. Sì, ma io penso che bisogna infatti ascoltarle, metterci la faccia e bisogna non averne paura. E perché non averne paura? Perché se noi non recepiamo quello che viene dai territori, in che cosa traduciamo la nostra azione politica? Forse c'è stato finora non abbastanza ascolto, forse non c'è stata quell'attenzione necessaria. Oggi c'è un'amministrazione che mi pare di capire si faccia vedere spesso qui, abbia attività aperte sia a livello locale che a livello nazionale. Allora, non si... io credo che lo sforzo dell'associazione, lo sforzo dei cittadini, lo sforzo dell'amministrazione comunale, grazie alla presenza della Presidente della Camera, oggi è un po' più forte e probabilmente nei tavoli nazionali che già sono aperti, avendo come specifica attenzione la città di Palermo e lo ZEN della città di Palermo, per interventi non che piovono dall'alto ma che dovranno essere concordati con chi vive nel quartiere, oggi mi sento più forte e per questo ringrazio la Presidente della Camera. Possiamo dare degli altri? Forse ci sono altri che vogliono fare le domande. Sì, guarda, noi faremo un comunicato oggi in cui diremo esattamente quali sono tutti i punti che stiamo intervenendo. Sono i fondi delle periferie, per i quali certamente la Presidente della Camera ci può aiutare a che si sblocchino. Abbiamo fatto come ANCI, aspettiamo a Milano come a Palermo che si sblocchino. Abbiamo previsto 17 milioni di interventi nello ZEN, nel programma che sigleremo a Palazzo Chigi mercoledì prossimo con un incontro appositamente convocato. Abbiamo recuperato 45 milioni di fondi ex GESCAL che erano andati in perenzione per inattività di qualcun altro prima di noi, mi fermo qui così evitiamo di fare polemiche col passato, e abbiamo soprattutto immaginato un collegamento stabile con i fondi per il sud dello ZEN con il centro città attraverso una linea di tram che arriva allo ZEN. Sono alcuni interventi che ho provato a elencare, gli altri ovviamente saranno tutti nel comunicato stampa, ma è chiaro che questo è un quartiere in cammino, mentre forse qualche anno fa era un quartiere fermo, mi sembra che sia un fatto positivo. È chiaro che quando cammini ti dicono vai più veloce o ti dicono cerca di andare più lontano, però sicuramente è un quartiere in cammino. Quando volete. No, con gli obiettivi raggiunti. Con gli obiettivi raggiunti, guarda, probabilmente il mio successore tra 20 anni se non sarò io, no, perché gli obiettivi non si fermano. Noi abbiamo un programma fino al 2020 per lo ZEN, è chiaro, cioè non abbiamo un programma per domani, perché se devi fare un'opera... A meno che uno viene e dice, sai che ti dico, domani mattina tutto a posto, e poi non posso mantenere la promessa.